In questa maniera ci possiamo procedere, andare avanti e noi rispettiamo il nostro voto, va bene? Bene, perfetto. Grazie, Presidente. Perfetto. Allora, dottoressa Di Simone? Mi scusi, Presidente, che Sì, cos'è? Voto favorevole a che cosa? allora, in questo caso diciamo che è scesa con il voto favorevole, quindi si voterà sul voto favorevole. Ok? Mi sentite? Sì, Presidente, grazie. Mettiamo questo segno favorevole come se fosse Sì, stato dato in commissione e poi noi esatto. votiamo sul segno favorevole della commissione. Grazie. Grazie. L'ufficio consiglio mi ha sentito? Sì, siamo pronti. Bene, perfetto. Allora, terminate con le dichiarazioni di voto, passiamo alle votazioni. Prego. Allora, all'abiso. Favorevole. Aspetti, aspetti, Astenzione. la devo vedere. Prego di chiudere. Sì. Oh. Mi scusi, Ariano? Presidente, no, solo un secondo perché Sì. non so se è chiaro. Noi abbiamo messo il segno favorevole sul Sì. segno della commissione, ma il voto del Esatto. gruppo è astensione sul voto favorevole. Quindi per noi il nostro voto è astensione. Va Probabilmente bene. si è confusa la consigliera Labiso. Vi Grazie. faccio la chiamata? Va bene. Facciamola, sì, facciamo un'altra chiamata. Ricominciamo. Allora, Grazie. Alabiso. Ma mi perdoni, non mi sembra che la votazione possa essere ripresa, rifatta come la volta. Doveva essere Consigliere Ciancio, per mozzato. cortesia, già abbiamo dei disguidi tecnici, gentilmente, Sono gentilmente. scrutatore, mi avete nominato, quindi io vi posso dire che rifare la votazione due volte in aula di un consigliere non si può. Tant'è vero che io ho scritto subito all'avviso vota in difformità dal gruppo, perché il gruppo si è pronunciato, ha fatto una dichiarazione di voto. Allora, Se poi consigliere vogliamo Ciancio, giocare sia al gentile. consiglio Allora, già degli ci amici sono, al bar, le facciamo ripeto. pure, grazie. Consigliere Ciancio, le ripeto, già ci sono dei disguidi tecnici. Magari anche la consigliera avrà avuto un disguido, quindi gentilmente, su. Cerchiamo di essere un po' più elastici, Scusa, perché già oggi è problematica la cosa. Claudia, perdona, scusate Sì, però, non c'è prego. problema, però l'intervento successivo del consigliere Guido Roi poteva essere un ammonimento per il consigliere che adesso, vincolato e diciamo sbugiardato, mi perdoni, da quello che ha detto Guido, ora cambia il voto. Quindi come facciamo noi a sapere se il voto è libero del consigliere Alabiso, se ha già votato e ora dopo l'intervento di Guido Roi lo sta cambiando? Cioè, Non c'è problema, io ho ma detto che il voto non è del per voi, gruppo è è perché noi siamo astensione. registrati. Può Perdonatemi, noi anche siamo mantenere registrati. il voto di Alabiso e poi il gruppo procede con la votazione sua, non c'è nessun tipo di problema, chiusa questione. Va bene. Procediamo con la votazione, cortesemente, dottoressa. Grazie. Ok. Ariano? Allora, mi astengo sul parere favorevole. Io mi permetto, scusate, però forse la collega No. stava ancora parlando e è stata interrotta, perché in questi momenti non si capisce quando uno riprende la parola e io sinceramente, insomma, sono dispiaciuta del fatto che magari uno, tanto che riprende il segno della questione e poi magari possa essere interrotto. Quindi io ripeto, sul parere favorevole che mi è stato proposto, ci asteniamo. Così come in commissione. Grazie. Grazie. Presidente. Candiliota. Astensione. Carlone. Contrario. Ciao, Fulvio. Cerconi. Contraria. Contrario. Dichiara. Astensione. Contrario. Mi sentite? Sì. E, come
cortesemente, se magari potete scrivere in chat in modo tale che non possiamo. Egidio. Contrario. Ferrauto. Astensione. Giannone. Aspetti, non l'ho sentita. Ok, all'audio un po' basso. Piano. Okay. Giuliano. Ma mi sì, no, l'astensione l'ho sentita, così è Giannone. Okay, Giuliano, mi scusi. Eccomi, sono contrario. Il consigliere Gugliotta era entrato e non c'è più di nuovo? Anni e mezzo, quasi ora fanno rimanere la finestra. Guido? Astensione. Guarda che secondo me... Brunella? Astenuto. La Zazzera? Astenuta. Okay. Astensione. Principato. Principato non la sento, mi sa che ha il microfono spento. Principato. Non mi sente. No, no, adesso sì, mi dica. Sì, ci sono altri audio attivi, per questo non si capisce. Comunque io ecco, mi astengo. Infatti sento dei ritorni in cuffia. Ok, quindi astensione, grazie. Grazie. Rinaldi. Rinaldi astenuto, grazie. Si sente? Sì, sì, ho sentito. Tosatti. Ok, grazie. Tosatti mi astengo. Oggi. Contrario. Contrario, giusto? Sì, sì. Tripoli. Astenuta. Siamo contrari, a differenza di quanto dichiarato. Mi dice sempre Gugliotta che vi sente, ma lui non risponde. Perché non risulta tra i collegati, consigliera. Per un certo momento è apparso e poi non lo so. Lui vi sente, ma non riesce più a rispondere. Non lo so. Ok, quindi voto contrario, Vitrotti, giusto? Allora lo scrivo. Sì, grazie. Scusate, il microfono della Moretti è acceso e si sente un casino sotto, allucinante. Ok, spegnete i microfoni per cortesia. Consigliera Zitoli, mi sente? Sì, è astenuta. Grazie mille. Allora abbiamo 14 astenuti, 7 contrari e un voto favorevole. Chiedo conferma agli scrutatori per cortesia. Precisa la... Sì, confermo. Conteggio, grazie. Perfetto, grazie. Quindi, presidente. Sì, mi sente? Sì. Io la sento a tratti, quindi mi sembra di aver capito... 14 astenuti, 7 contrari e un favorevole. 14 astenuti. Con 14 contrari e un favorevole, quindi non approva. L'atto si intende respinto. Grazie. Pronto? Mi sentite? Oddio, chi è? Sono orgogliosa. Era il momento della votazione, io vi ho perso, purtroppo, però sentivo tutti voi. Non lo so. Francesco, mi dispiace. Mi dispiace pure a me. Se mi senti... Entro con un mese di ritardo. Quando vi entro manco riesco a collegarmi. Ma che consigli sono questi? Non so, mi dispiace, Francesco, purtroppo. Sì, ho capito. La sceneggiata napoletana questa. Scusate, io ricordo che per il consigliere Ferrauto fu fatto qualche consiglio fa...
nel momento in cui lui doveva votare, però non si è non è riuscito a collegarsi, a sentire, ma era presente, si è fatto diciamo, si è rinviato ed ha votato nel momento in cui è rientrato. E questo è successo, lo ricordo molto bene, perché è stato uno di quei casi di voto in cui lui l'ha fatto appena rientrato. Quindi se il consigliere Gugliotta vuole votare, secondo me potrebbe farlo allo stesso modo come l'abbiamo fatto fare al consigliere Ferrauto, per mantenere parità di trattamento tra maggioranza e opposizione. Considerando Presidente, se vuole io posso avvallare la consigliera Cerconi, possiamo ripetere il voto se vuole. Allora facciamo, dottoressa De Simone, cortesemente facciamo la seconda chiama. No, mi perdoni, non lo consente il regolamento di fare una seconda votazione. Cioè, a me dispiace per il consigliere Gugliotta, ma il regolamento non lo consente di fare una seconda chiama. Già ho detto l'altra volta, Antonello, in merito al bisogna voto ascoltare che non è gli altri quando parlano. Finire. Sono scrutatore. Mi faccio finire. Anche l'altra volta, alla fine, poi non è stato conteggiato il voto, perché la dottoressa Valeria De Simone ha conteggiato correttamente senza il voto. Io scrivo tutto, quindi la votazione è stata registrata l'altra volta. Allora scusi consigliere Ciancio, cortesemente consigliere Ciancio, io chiedo all'ufficio consiglio se è possibile, se non è possibile va bene, atteniamoci al regolamento. Però volevo solo chiarire che io non ho chiesto una seconda chiama, ho chiesto di far votare, e Candigliota mi ha capito, il consigliere Gugliotta nel momento in cui ha avuto l'accesso alla piattaforma. Comunque volevo ribadire il mio voto contrario, se volete registrare, registrate, se no va bene così. L'abbiamo fatto anche per Maura Labiso, che non riusciva a parlare, vi ricordate? Quindi è stata, grazie, chiamata dopo, abbiamo le registrazioni. Prego. Appunto, grazie mille. E allora la dottoressa De Simone ci aveva detto che potevamo farlo, io ricordo che è stato messo a verbale. E però non ha messo il voto, non l'ha fatto partecipare al voto, non è stato conteggiato il verbale. Io ricordo il contrario, ma si può verificare. Va bene così, non ne facciamo un affare di Stato, va bene così. No, ma infatti, era solo per precisare la parità di Stato. Basta che finisce sta storia con questi consigli fantasma. Scusatemi, consigliera Cerconi, io mi riferivo alla seconda chiama, ovviamente solamente per il consigliere, non per... per tutti, attenzione. Perfetto, era quello che dicevo io. Sì, senza dubbio. Quindi abbiamo terminato qui il primo atto, possiamo passare al secondo atto all'ordine dei lavori? Va bene? Allora, espressione parere ai sensi dell'articolo... Mi sentite? Espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Ficcardi e Diago, approvazione delle linee di indirizzo finalizzate alla regolarizzazione dell'occupazione di aree pubbliche utilizzate per attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, punti verdi infanzia. Relatore. La parola è Presidente. Presidente Tripudi. Prego, prego, consigliere. Grazie. Dunque, questa proposta di delibera viene discussa in due commissioni, commissione terza, mobilità e ambiente, e commissione... Scusate, io sento dei ritorni, se potete disattivare i microfoni, grazie. Vediamo se... Posso andare? Prego, consigliere. Grazie. Stavo dicendo quindi, questa proposta di deliberazione viene discussa in due commissioni, la terza e la seconda, dove ci si è espressi con parere favorevole, ma se l'ufficio commissioni mi può confermare, noi abbiamo...
ho depositato degli emendamenti in base a proprio questo e poi magari si discuterà in seconda battuta. Vi spiego un po' l'iter che ha avuto questa proposta all'interno della Commissione Commercio e nella Commissione Terza. Allora, premetto che c'è stato un grande dibattito nella Commissione Commercio sul discorso della confusione che si è creato negli anni addietro per quanto riguarda le competenze. I punti verde infanzia in effetti erano in gestione del Dipartimento Ambiente per poi essere spacchettate, queste competenze essere poi spacchettate e quindi creando una sorta di confusione per quanto riguarda le attività produttive con il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, il patrimonio e la parte anche culturale. In questi decenni praticamente è rimasto tutto fermo. I punti verdi infanzia furono assegnati tramite dei bandi, un bando in particolare del 1999, il quale appunto assegnava circa 64 aree per poi fare un secondo bando per assegnare altre 46. Cosa è successo? È successo che a un certo punto diciamo non si è perfezionata la procedura delle concessioni e convenzioni e quindi di fatto noi abbiamo dei punti verde infanzia che esercitano le proprie attività con un'occupazione di suolo pubblico e quindi pagamento della COSAP in modo diciamo spontaneo, così ci è stato riferito appunto dall'ufficio SUAP del nostro municipio. Voi capite che pagare l'occupazione di suolo pubblico in maniera spontanea, come se in effetti io occupo un'area senza ad avere poi la concessione da parte dell'amministrazione ad effettuare effettivamente delle attività commerciali, perché di questo stiamo parlando. Nel deliberato ci siamo soffermati tantissimo perché dunque la prima parte, il primo punto chiede appunto di riunire le materie ragionevolmente perché, come ho detto poc'anzi, proprio per la grande confusione che si era creata era diciamo prevedibile pensare a unire tutte quante le competenze. Poi possiamo dibattere di chi è veramente la competenza, questo poi per quanto diciamo io personalmente non condivido il discorso del Dipartimento Ambiente che prende diciamo le competenze di tutte le altre competenze, vabbè, questo è una cosa che rimane mia personale. Per quanto riguarda invece al secondo punto, e qui ci siamo soffermati in commissione, è indire apposita conferenza dei servizi ed è abbastanza ragionevole. Il problema è che nella conferenza dei servizi ci dovrebbe essere la partecipazione dei municipi interessati, che sono competenti appunto territorialmente. Perché? Perché chi più di un municipio può capire e può manifestare e illustrare le problematiche di quell'area molto più di un dipartimento o comunque di uffici che non siano all'interno dei municipi. Quindi in Commissione Commercio abbiamo trascritto appunto questa osservazione che nella conferenza dei servizi ci deve essere la partecipazione dei municipi. Poi tutto è stato rimandato alla Commissione Terza, la quale si è espressa con delle osservazioni
hanno aggiunto, da quello che vedo, hanno aggiunto un secondo punto che riguarda riorganizzare l'intera materia perseguendo le attività di seguito riportate da considerarsi successivamente alla previsione di una moratoria dei procedimenti in essere e in corso d'avvio nelle more dell'attuazione della presente deliberazione. Hanno fatto diciamo delle correzioni per quanto riguarda un aggiungere delle parole, quindi come abbiamo detto includere la partecipazione del municipio competente per territorio, quindi hanno confermato le osservazioni della commissione commercio e poi al secondo punto che per quanto riguarda le osservazioni diventa il terzo visto l'aggiunta di un altro punto praticamente si è suggerito di aggiungere una parola dopo i parchi divertimento ed eventualmente poi hanno al secondo punto allora aspettate perché non l'ho fatto io quindi allora, si è aggiunto anche, dopo le parole funzionalmente competenti, aggiungere le seguenti parole e punteggiatura, laddove queste lo ritengono necessario. Queste, diciamo, sono state delle piccole modifiche che si suggerisce di aggiungere a questi punti. Poi invece, nel quinto punto del deliberato, si chiede di inserire... le seguenti parole a seguito delle conferenze dei servizi e questo è abbastanza ragionevole perché si può parlare di alcuni procedimenti valutare rinnovi delle concessioni eccetera eccetera sempre seguendo quello che è emerso dalle conferenze dei servizi, quindi diciamo che è il primo step da seguire, da fare. Nel sesto punto del deliberato si suggerisce di eliminare per la definizione di linee guida omogenee destinate ai municipi il riferimento specifico al solo parere espresso in merito al parco Luneur, tenendone comunque conto nella stesura del futuro documento. Poi, agli ultimi due punti del deliberato, laddove ci si riferisca al piano di settore, si suggerisce di collegare i piani di settore al rispetto dei contenuti del piano regolatore, in quanto la ricognizione delle aree e o lo studio per la definizione delle aree disponibili deve essere propedeutico anche all'eventuale aggiornamento, onde evitare assegnazioni non pertinenti al piano regolatore stesso. Quindi, queste sono state le osservazioni che sono state apportate da tutte e due le commissioni che si sono espresse con parere favorevole. Quando il Presidente lei mi darà la possibilità di parlare, quindi di illustrare gli emendamenti, spiegherò il perché appunto della presentazione di questi atti e poi nella conclusione finale spiegherò meglio alcuni passaggi di questa proposta di deliberazione. Grazie. Mi sente, consigliera? Sì, la sento. Ha terminato? Sì, grazie. Scusatemi, però io ecco, a volte ho questo problema dell'audio. Allora, altri interventi ci sono? Sì, Presidente, ho scritto in chat qualche minuto fa, Guido. Aspetti che... mi dispiace che non riesco... Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Io ho prenotato, può guardare, però volentieri cedo la parola a Roy. Ho fatto dal primo minuto che ha iniziato a parlare, ho scritto che chiedevo la parola. Sì, le dicevo, vada pure Roy. Consigliere Ciancio. Che lei l'avesse letto, guarda l'ordine cronologico. Sì, consigliere Ciancio, come ho detto prima, ho problemi sulla linea, quindi mi arriva in ritardo anche la chat della riunione.
Quindi se vi palesate anche vocalmente mi fa piacere, in modo tale che cerco di dare un ordine. Grazie, però è meglio, Roy può parlare, grazie. Ecco, perfetto, dopo quindi lei, perfetto, grazie. Sì, grazie Presidente, io non l'ho interrotta perché stava parlando la consigliera Tripputi, ho scritto in chat alle 10:11. Mi dispiace. Allora, no, cioè, solo per chiarire, perché la chat è un po' in ritardo per tutti, quindi non si sa chi si è scritto prima, ma non c'è nessun problema. Grazie. Allora, grazie Presidente. Allora, io ringrazio anche la Presidente Tripputi per la presentazione di questo atto e vorrei anche anticipare qualche concetto che poi magari lei potrà approfondire più tardi in maniera un po' più tecnica. Io non farò un intervento molto tecnico, in realtà farò più un intervento politico, diciamo anche in veste di capogruppo. Questo atto, questo diciamo, è anche iter di atto, ha avuto diciamo, delle controversie sia sul piano istituzionale sia sul piano politico. Sul piano istituzionale perché nelle commissioni competenti che poi si è, ci sono scoperte essere sia quella commercio che quell'ambiente, perché ci sono stati anche dei problemi in commissione su questo aspetto, e poi in realtà per me la questione si è un po', cioè si è un po' risolta. Sul lato politico invece sono proprio i contenuti dell'atto che sono un po' controversi. Come ha detto giustamente la consigliera Tripputi, la commissione si è espressa con parere favorevole con osservazioni inserite. Come ricorderanno i capigruppo, due settimane fa io ho proposto proprio nella seduta dei presidenti dei gruppi consiliari di posticipare la discussione di questo atto di una settimana per questi motivi che sto dicendo adesso, cioè sia per il motivo istituzionale, per chiarire quale fosse la competenza, l'iter corretto eccetera, e anche per motivi politici che sono poi motivi di approfondimento sull'atto stesso. Le commissioni hanno posto delle osservazioni molto precise. In quella settimana ulteriore che ho chiesto per l'appunto in capigruppo, il mio gruppo di maggioranza ha effettuato ulteriori approfondimenti che non sono inseriti in quelle osservazioni, ma ce ne sono di altre. Questo perché con un approfondimento davvero molto preciso, che è durato anche più giorni, ci ha dato anche modo di approfondire maggiormente rispetto a quanto c'è già e avevano fatto le commissioni per quanto riguarda il gruppo di maggioranza naturalmente, e ci sono dei punti un po' scuri. Pur volendo essere sempre costruttivi, infatti le commissioni poi si sono espresse a favore, diciamo il minimo indispensabile, quelle osservazioni già proposte in commissione sono state effettivamente proposte, però ci sono alcuni punti che abbiamo diciamo ci si è sviscerato meglio, ma soprattutto dal punto di vista politico. Parlo per esempio delle cosiddette sanatorie, per cui c'è un'osservazione fatta dalle commissioni. Noi effettivamente, cioè, ovviamente la sanatoria è un concetto contrario al programma del Movimento 5 Stelle, però cioè, per essere costruttivi, poi nell'osservazione abbiamo scritto che quel punto si deve cambiare a fronte di una delibera che poi abbiamo ritenuto successivamente essere un po', come dire, più complicata cioè di quello che si riteneva proprio nelle commissioni stesse. Pertanto, e anche altri punti oltre queste delle sanatorie, però ripeto, sul punto tecnico poi magari i consiglieri di commissione pertinente, perché io cioè, non sono di commissione, cioè, sapranno dire meglio. A questo scopo io voglio subito anticipare che sostanzialmente da costruttivamente positivo il gruppo di maggioranza ha valutato invece che con l'ulteriore aggiunta di osservazioni, con la specifica più tecnica di quelle già inserite, il parere non è più così tanto positivo. Questo ci contraddistingue nella massima libertà che abbiamo sempre avuto come gruppo di questo municipio, e quindi siamo ben contenti di tornare sui nostri passi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, e lo dico ai gruppi di minoranza, perché maggioranza c'è già, cioè già lo sappiamo, vista diciamo la gravità delle cose che abbiamo appurato con maggior approfondimento, questo atto noi lo bocceremo. A differenza invece di quanto detto in commissione, ripeto, per un fatto politico di approfondimento ulteriore. Quindi non ho nessun problema ad affermare che la capacità di approfondimento per noi è davvero molto importante. A questo scopo sono stati presentati diciamo due emendamenti e un ordine del giorno.
Per quale motivo? Cioè, un emendamento serve sostanzialmente per cambiare il segno della commissione, così non abbiamo il problema dell'atto precedente, quindi da positivo c'è con voto di consiglio ci diventerà negativo. Poi c'è un ulteriore emendamento che praticamente elimina tutte le osservazioni delle commissioni, cioè le quali osservazioni poi sono riprese dall'ordine del giorno. È ovvio che questo è un passo, cioè che vogliamo mantenere quelle osservazioni di commissione, pur aggiungendone altre, però per evitare più emendamenti sulle osservazioni abbiamo deciso di semplificare, quindi fare che cosa? Togliere tutte le osservazioni con un emendamento e reinserirle come sotto forma di ordine del giorno. Quindi che cosa abbiamo in mente di fare? E chiudo il mio intervento così è chiaro per tutti, per maggioranza e per opposizione. In pratica, con il cambio di segno, noi andremo a votare positivamente il voto negativo a questo punto della commissione che cambieremo in questa seduta. Cioè, come sappiamo, il Consiglio è sovrano. Col secondo emendamento elimineremo quelle osservazioni, con cioè, l'ordine del giorno poi ce le aggiungeremo di fatto. Che cosa vuol dire? Perché non possiamo semplicemente bocciare l'atto, quindi esprimere parere contrario al parere favorevole delle commissioni, perché bocciando l'atto in quella maniera e ad esperienza in questi 4 anni l'atto resta in municipio, cioè noi vogliamo che questo atto arrivi al comune con tanto non solo di parere ma anche di osservazioni politiche. Per fare ciò noi approveremo l'atto che però conterrà il parere negativo a questo punto delle commissioni. Se l'atto viaggia verso il comune, quindi non sta fermo qui in municipio, può seguire un atto politico di indirizzo, come l'ordine del giorno, che oltre al parere andrà a specificare anche le motivazioni politiche per cui come gruppo Settimo Municipio 5 Stelle abbiamo espresso questa volontà. Diciamo, io per spiegarvi diciamo l'iter che abbiamo che abbiamo in mente. Se c'è una procedura migliore, ce lo dicano tranquillamente. Questa è una procedura che già abbiamo fatto nel corso di questi 4 anni, quindi c'è un'esperienza in questo senso. Ci sono anche delibere di natura, ci sono anche atti di natura comunale, penso al bilancio per esempio, e a cui si applicano gli ordini del giorno, eccetera. Quindi cioè, non sto dicendo niente di nuovo, ok? Quindi questo è il punto. Sul piano tecnico, magari poi i consiglieri che seguiranno sapranno meglio specificare. Io ho chiesto quello spostamento in capigruppo non solo per il fatto istituzionale ma anche per quello politico. E noi ci prendiamo la responsabilità nella massima libertà di capire che questo atto ha dei passaggi molto controversi e che rispetto a una discussione di 3 settimane fa, di 4 settimane fa, non siamo più disponibili a farlo passare come positivo, perché non abbiamo la certezza che in comune le osservazioni che poi inseriremo, tipo levare quelle sanatorie, siano realmente applicate. E quindi noi, per tutelare la nostra forza politica, ma anche il nostro pensiero, abbiamo deciso, in massima sintonia, di cambiare questa votazione per bocciare l'atto. Grazie, ho terminato. Non so se sono stato chiaro, nel caso poi magari poi in dichiarazione di voto darò nel tempo che ho a disposizione, oltre a confermare questo voto che già sto dicendo adesso, qualche chiarificazione in merito soccorre. Grazie a tutti. Grazie consigliere Guido. Prego consigliere Ciancioro, è iscritto a parlare. Consigliere Ciancioro. Grazie. La ringrazio. Sì, prego, prego, prego. Grazie Presidente. Intanto volevo perlomeno ringraziare la consigliera Tripudi che ci ha spiegato un po' nel merito, però bizantinismi da prima Repubblica, tipo questo pasticcio qua, io difficilmente li ho visti. Cioè un'anarchimia incredibile in un momento in cui in Italia succede quello che succede, dove vediamo il disastro di non avere un allineamento tra Stato e Regioni, noi vediamo che il municipio costruisce una piccola Padania dove vuole fare qualcosa di diverso. Allora si ritorna a parlare dei punti verde infanzia. Vi comunico che a livello capitolino la Commissione Ambiente l'ha approvato. In molti municipi hanno approvato detta
detta proposta. I punti verdi d'infanzia restano problematici, giostrine, trenini, videoparchi e pagamento nelle aree naturalmente pubbliche. Ma mi domando, cari colleghi consiglieri di maggioranza, in questi 4 anni, sono passati 4 anni, perché questa attività non è stata regolamentata e soprattutto non sono state regolarizzate le concessioni? Cioè, questo ritardo nell'applicare quello che c'era, perché lo dovete continuare ad avvallare? Mi domando. Allora, se vogliamo, io non voglio entrare nel merito di perché di questa dissonanza tra municipio che vuole fare il regnetto della Roma bassa, della Roma periferica, della Roma extragra come se fosse un comune a parte. Il decentramento amministrativo non prevede mica un comportamento del genere. Quindi, come per i punti verde qualità, la situazione negli anni è stata soggetta a un puntuale controllo amministrativo, ma le concessioni poi non sono state date. Potrei fare entrare nel merito su molte case, ma una delle cose più importanti a margine di questo provvedimento: perché non sono state pubblicate sul sito? Dico sul sito, alla luce del sole, dopo aver pubblicato gli atti, i siti dove ciascun punto verde infanzia con i documenti, le piantine, le superfici, le prescrizioni, le scadenze, le autorizzazioni e tutto quanto altro necessario per valutare un lavoro semplice e nitido, per capire chi è in ritardo rispetto a quello che si deve fare su queste azioni, sui punti verde infanzia. Le scadenze qual erano? Io non ho visto questo. Allora, ci avventuriamo dietro così una fantomatica azione che poi non trova soluzione, e vi ricordo che nel mio cassetto ci sono messe in fila tutti gli atti che il nostro municipio, e per, non per ultimo vorrei ricordare via di Quarto Miglio, dove avete osannato un modo come se noi avessimo la risoluzione all'indomani. No, non c'è nessuna soluzione. Anche per questo aspetto dico: perché non sono state pubblicate sul sito le scadenze e magari confrontarsi con i cittadini che lì sono limitrofi a queste aree concesse regolarmente, non irregolarmente? Però un'amministrazione di trasparenza non può prestarsi a questi miraggi. Io ve lo dico perché non può essere guidato così, non ci illudiamo che questo modello possa portare a una risoluzione di questi problemi ateabici che abbiamo nel nostro territorio. Io per adesso, cioè naturalmente ho sentito, però mi sembra che non andiamo da nessuna parte di nuovo con questa proposta. Ho messo nella discussione questi spunti che dovrebbero far riflettere il municipio ad assumere un comportamento più lineare rispetto a un'azione di risoluzione dei problemi. Ma non perché si voglia il primato, io sono bravo e vado, ma nella collaborazione di amministrazione periferica e amministrazione centrale, che in un patto solidale si riesce a risolvere questo problema. Se no, nei punti verdi di qualità, e mi riferisco ad Arco di Travertino, che ce ne abbiamo due nel nostro territorio, sia ai punti verdi dell'infanzia, dove sovrastano anche delle irregolarità, quindi io capisco le perplessità, ma le cose si risolvono non facendo queste archimie bizantinismo. Adesso io metto in pre perché lì deve arrivare la proposta. No, ci deve essere un allineamento. O non c'è, quando non c'è allineamento politico, e lo dico alla maggioranza, si prendono le conseguenze opportune. Se non c'è allineamento, dopo una discussione che va fatta nelle sedi opportune, si trova una soluzione politica, altrimenti noi ci troviamo degli atti in cui il municipio dice una cosa, il Campidoglio ne dice un'altra. Mi taccio
e mi riservo di formulare l'espressione di voto, penso dopo altri interventi che io non essendo in commissione, quello che posso dirvi che questa filosofia che è partita negli anni 80 con uno spirito che l'amministrazione comunale forse non ha saputo al tempo gestire perfettamente, in questi 4 anni, come per altre azioni, non ha trovato alcuna soluzione. Quindi rendetevi conto, grazie. Grazie. Grazie consigliere. È iscritta a parlare la consigliera Zidoli. Prego. Notare due cose. Allora, stiamo parlando di qualcosa che è nato alla fine degli anni 90, quindi fatevi il calcolo di quanti anni sono, no? E non è un problema semplice, perché altrimenti immagino ci sarebbe, se ci fosse stata la volontà, anche quelli bravissimi prima di noi. Chissà dov'era il consigliere Ciancio negli anni 90, non so se era già consigliere, sicuro noi non lo eravamo. Ma non è questo che dire, perché si deve fa un giusto, no? Di andare in protendenza, vuole ribadire i propri principi, vuole ribadire i propri ideali, e quindi non si tratta di creare un regno dell'extra gran, anche perché insomma voglio dire San Giovanni tanto extra gran non è, ricordo che i punti verdi infanzia ce ne abbiamo diversi sul territorio, non sono certo nel a parte, no, non sono nell'extra gran, quindi diciamo delle considerazioni veramente che lasciano il tempo che trovano. Io rivendico lo stesso orgoglio che ha già espresso il capogruppo di maggioranza, perché capire e studiare le cose e prendere le distanze è un segnale per dire forse questa cosa va fatta in maniera diversa, e non è così facile. Io non riesco a capire, la storia la conosciamo tutti ormai, no? I consiglieri che di lunga data la sanno anche meglio di noi. Stiamo parlando di bandi che non sono stati perfezionati, ma quindi di quali concessioni stiamo parlando, di quali scadenze stiamo parlando? Abbiamo fatto commissioni in cui si è capito, parlando con il commercio, che non si riesce neanche ad aprire fascicoli sugli OSP, perché alcuni stanno diciamo dando contributi, diciamo un po' per pararsi le spalle, volontari da tempo, altri non lo hanno mai fatto. Ecco, noi questa gestione così strana, così anomala, fatta in maniera così sventata, direi piuttosto discutibile negli anni precedenti, indipendentemente da quello che deciderà di fare il Comune di Roma, cioè lei ci vuole richiamare a un partitismo che non ci appartiene. Noi spesso al municipio settimo ci siamo ritenuti diciamo abbastanza coraggiosi di andare contro tendenza, e anche questa volta vogliamo gridarlo talmente forte, perché ci ridiamo, e che addirittura abbiamo scritto un ordine del giorno che viene insieme alla proposta. E la proposta non è che ce la teniamo, la bocciamo, voglio dire, è qualcosa che difficilmente ho visto in passato, pure se vado a ristudiare la storia precedente. Quindi vorrei che non passasse per diciamo presunzione l'idea di aver studiato, di aver approfondito e di aver voluto dire no a qualcosa che non si condivide. Per quanto poi riguarda le soluzioni ai punti verde infanzia, io spero che il Comune saprà metterci mano. Al momento non ci possono mettere certo mano i municipi, noi diciamo che il modo che è stato deciso non è andato bene, non va bene per noi. Mi chiedo, lei dov'era negli anni passati quando nessuno ci ha messo mano? Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io vedo una richiesta della parola per fatto personale. Ci sono. Volevo fare un intervento anche io. Prego, prego. Allora, consigliere Ciancio, un attimo che è al termine. Prego, prego, consigliera Vidrotti. Allora, vi ringrazio perché ho sostituito il consigliere Gugliotta nella commissione commercio e abbiamo appunto seguito la discussione che si è creata, almeno io personalmente, parzialmente, e quando ho potuto ho mostrato tutte le mie perplessità rispetto a questa proposta. Allora, in realtà qualcuno diceva prima di me, stiamo parlando di una materia, diciamo che è
prevede, possiamo identificare alla fine degli anni 90, in cui l'allora amministrazione comunale aveva proprio affidato attraverso dei bandi del suolo pubblico, nella maggior parte dei casi con delle attività ludiche e a pagamento, proprio dandole in affidamento molte volte, cioè avendo in cambio l'amministrazione la gestione e la manutenzione delle aree verdi. Uno schema, diciamo, che abbiamo visto e ripetuto, e che peraltro in alcuni casi, io ne ho citati due perché sono citati in delibera che ci riguardano personalmente, sono anche esempi positivi, quindi non è tutto da condannare. Ci sono delle aree come nel nostro municipio, c'è Villa Lazzaroni, ma c'è anche diciamo, l'area che si trova su via Tarquinio Collatino, proprio nella parte consolidata di questa città, che di fatto hanno dimostrato invece di essere dei punti di aggregazioni dove non c'era praticamente nulla e che, diciamo, hanno frequentato generazioni e generazioni di ragazzi e famiglie. Quindi non sono tutti esempi da condannare, quindi io ogni volta che si rientra nella logica quello che c'era prima e quello che c'era dopo non credo convenga, perché poi bisogna inquadrarlo invece ad oggi. E oggi questa proposta, che è a firma di due consiglieri del Movimento 5 Stelle, peraltro, nasce esattamente dalla necessità, da una parte, di voler regolarizzare tutta questa baracca, perché ha bisogno di una regolamentazione aggiornata, e dall'altra parte cercare anche di ordinare le carte al netto delle tantissime competenze che ci sono in questi casi, che appunto abbiamo visto sono molteplici e che hanno nel corso del tempo determinato la solita confusione. Dico io a questo consiglio, ormai l'avete capito che dire regole in un procedimento, in alcuni processi in cui quelle regole sono difficili anche da smontare, non è, cioè è diventato un tema che non si può più diciamo ideologicamente solo portare avanti, perché tutti vorremmo che funzionasse tutto alla perfezione, però come citava prima la consigliera Zitoli, ci siamo trovati di fronte incartamenti, procedure che non si conoscono, difficoltà di visione o di accesso negli atti perché non si trovano le carte, perché nei dipartimenti sembra che ci siano tanto materiale che non riesce mai a fare a trovare un punto di partenza e di arrivo. Quindi non è tutto semplice e oggi quindi ci troviamo esattamente in questa situazione, cioè peraltro appunto questa proposta è passata già in alcuni municipi e ha avuto già un voto favorevole, è già stata approvata, lo diceva prima il consigliere Ciancio, in Commissione Ambiente, mi pare di aver capito. Quindi, cioè, insomma, c'è una volontà chiara che però nasconde a un certo punto anche tutta la confusione, e lo definisco un po' il pasticcio di questa delibera, perché si è voluto agire per ovviamente con l'intenzione buonissima di voler cercare di regolamentare un comparto che, diciamo, ha bisogno di nuove regole, probabilmente anche di un aggiornamento, però molte volte negli intrecci di questa delibera sembra quasi che si volesse andare ad una sanatoria. Io ricordo in commissione avevo proprio chiesto, ma cerchiamo per esempio nel nostro piccolo, perché poi io non è che mi metto a guardare quello che succede negli altri municipi, vediamo qual è il caso specifico dei nostri due casi che sono citati, capiamo qual è la situazione, vediamo, perché poi il municipio a un certo punto viene pure mezzo chiamato in causa, peraltro non si capisce che devono fare prettamente i municipi, parla di funzioni di controllo che poi però rimandano al dipartimento, quindi diciamo invece di sciogliere i nodi delle competenze riannoda tutti i fili che diciamo aumentando e generando ulteriore confusione, e cerchiamo di capire che cosa succede almeno nei punti che ci riguardano. Ora io poi sono sincera, quella discussione, non essendo un componente lì, poi l'ho lasciata, ma non mi pare che ci sia stato, anche nell'intervento che è stato fatto prima, diciamo, un lavoro che ci ha permesso di sciogliere tutti i dubbi che sono venuti. Quindi questa delibera è proprio il segno di un approccio che
diciamo, negli anni abbiamo visto, proprio, fatemelo dire, anche diciamo, del movimento, per cui regole e voi non avete regolamentato e quelli che c'erano prima hanno sbagliato sempre e quello e quello e quello, senza peraltro fare dei distinguo, e io invece sostengo che ci sono delle eccezioni anche nel nostro municipio che meriterebbero invece un'attenzione diversa e quindi si dovrebbe procedere caso per caso, ma la delibera presentata non ha questo obiettivo, cioè invece di sciogliere i dubbi li aumenta, invece di sciogliere di derimere la confusione la aumenta, il municipio diventa sempre una scatola che non si capisce che deve fare, un passacarte, un lavoro di controllo, in più non ci sono le documentazioni che oggi portano ad una definizione complessiva e quindi a un aggiustamento di tutta quella regolamentazione che questa delibera in teoria avrebbe dovuto diciamo, è la finalità a cui questa delibera avrebbe dovuto rispondere. Quindi, diciamo, al di là dei posizionamenti o del cambio di linea che c'è stato all'interno della maggioranza, in realtà la perplessità sulla natura di questo atto resta tutta, e non so quanto un ordine del giorno, vedo che è stato presentato un ordine del giorno, oppure un ulteriore segnale da parte di questo municipio al Comune di Roma, all'Assemblea Capitolina, alle commissioni competenti, visto che siamo già lì in una fase avanzata rispetto alla discussione, possa essere risolutivo. Però io dico anche un'altra cosa, mi rivolgo al capogruppo del Movimento 5 Stelle, che io apprezzo che alla fine anche lui oggi ci dice non vogliamo che questi atti rimangano lettera morta, perché ci siamo resi conto nel corso del tempo che facevamo tutte le osservazioni del caso, in alcuni casi ci hanno dato ascolto, in altri casi diciamo questo non è avvenuto. Ecco, questo è esattamente quello che almeno noi abbiamo sempre cercato di far notare. Attenzione, perché non è detto che quando noi andiamo a fare l'osservazione che vuole migliorare quell'atto sempre, diciamo, vengono accolte le nostre osservazioni, che siamo quelli che poi sui municipi ci stanno e si prendono anche delle responsabilità quando siamo chiamati al voto. Quindi oggi noto che, diciamo, c'è questo approccio diverso in cui ci si rende conto che un messaggio deve essere dato all'attuale maggioranza. Questo, diciamo, non so se siamo, diciamo, allo scadere del tempo, è già troppo tardi, però diciamo, perlomeno vediamo che cosa succede. La ringrazio, ho finito. Grazie consigliera Vidrotti. Se non erro vedo l'intervento di Tosatti. Mi conferma, per favore? Sì. Prego. Mi perdoni, dovevo replicare per titolo personale. Sì, no, al termine del dibattito le do la parola, per come da regolamento. Grazie, Presidente. Presidente, sì, sono Gugliotta. Sì, esco in questo momento. Ah, va bene, ok. Okay. Scusate, grazie. Buon lavoro. E buona giornata, grazie. Anche a lei. Consigliere Tosatti, prego. Sì, ne ho la parola? Sì, prego. Allora, io innanzitutto vorrei dire che mi trovo in gran parte d'accordo sulle motivazioni della consigliera che mi ha preceduto, però voglio dire, la mia personale esperienza nello studio di questa proposta di delibera consiste nel fatto che ho molto apprezzato che i firmatari di questa proposta di delibera abbiano messo il punto su un argomento molto importante, che veramente da decenni non fa altro che complicarsi, per cui apprezzo il tentativo. In Commissione Ambiente, per cui avevo dato personalmente un parere favorevole, avevo proposto e sono state raccolte tutta una serie di osservazioni, però per diciamo rettificare un attimino e dare un orientamento al deliberato, innanzitutto in senso unificatorio della responsabilità di un singolo ufficio nel unificare la materia, perché spesso in questi decenni, perché parliamo di decenni, non si è riuscito a
ricostruire, si carteggi le responsabilità, le situazioni concessorie, le situazioni anche immobiliari, le costruzioni accessorie e la loro relativa regolarità, perché le competenze erano suddivise in una miriade di uffici, per cui la mia considerazione era che fosse lodevole unificare tutti i carteggi. Quello che ovviamente non reputavo positivo è che questo venisse fatto sopra, diciamo, le considerazioni dei municipi, nel senso che le considerazioni dei municipi devono essere quasi preventive, nel senso che magari ci voleva una fotografia effettuata da un unico dipartimento della situazione attuale, e successivamente i municipi dovessero essere coinvolti nelle conferenze di servizi, cosa che non era prevista, ma soprattutto anche nella valutazione dello scopo sociale e pubblico della concessione in essere o futura o da mantenere, insomma, perché giustamente faceva degli esempi la consigliera che mi ha preceduto su concessioni assolutamente giudicate utili dalla cittadinanza, ma dobbiamo anche vedere se a livello patrimoniale si vanno a occupare aree che invece dovrebbero essere occupate diversamente, e con quali tipi di servizi, se nelle concessioni sono previste una parte di giochi gratuiti, perché ovviamente qui i punti verde infanzia hanno anche una gran parte di scopo sussidiario, di sussidiarietà sociale, per cui senz'altro avevamo cercato di proporre delle osservazioni. Precedentemente era stata analizzata la delibera anche in un'altra commissione. Io adesso non entro nel merito delle singole osservazioni, ma senz'altro il tentativo era quello di mantenere un parere favorevole per dar seguito a questo processo che mai era stato tentato prima di revisione e sistemazione della materia, senza dare un parere negativo, soltanto che la sommatoria delle osservazioni, delle considerazioni effettivamente mi ha fatto pensare a me in prima persona a un cambiamento completo di segno, consigliando i proponenti, o comunque tramite la sindaca che dovrà istituire questa unificazione, di rivedere secondo questi criteri anche e soprattutto di decentramento delle decisioni e di partecipazione del territorio alle scelte. Da questo ne è scaturito gli emendamenti che ha preparato la Presidente Tripputi, e da questo è scaturito l'ordine del giorno che ho stilato io, insomma, tenendo conto sì delle osservazioni, come diceva il capogruppo, però necessariamente mantenendo il tono dell'ordine del giorno molto più generico, perché le osservazioni si riferivano spesso a singoli punti del deliberato, della proposta di delibera. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Mi sembra di vedere in chat Toti, però ha chiesto indicazione di voto, quindi più in là. Giusto? Io, Presidente, sì, farei sì. Quello finale. Sì, allora passo la parola a lei, consigliere, e poi la diamo a Ciancio, al consigliere Ciancio. Prego. Grazie, un secondo, perché
mi è arrivato adesso, vedo la consigliera Ariano, vuole intervenire? Sì, grazie Presidente. Prego. Io intanto mi sarei astenuta dall'intervenire, però l'intervento del collega commissario Tosatti insomma è stato così puntuale che mi ha fatto semplicemente venire voglia di ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito, sia di maggioranza che di minoranza, al percorso che abbiamo seguito. Sicuramente noi come approfondimento, quello che abbiamo fatto tra le due commissioni, cinque commissioni, su elementi così tecnici e dannosi, ad alcuni possono sembrare molti e ad altri insufficienti, tant'è infatti che la limitatezza, diciamo, del tempo che abbiamo a disposizione ci ha portati prima diciamo ad un orientamento, poi con la messa insieme delle osservazioni che appunto sono scaturite da quella, insomma, da una seconda lettura, a ritenere che nel complesso forse si potesse chiedere un qualcosa di diverso. Quindi sta qui il contributo delle commissioni, si propone un parere al Consiglio che può essere preso in considerazione, può essere ribaltato, allo stesso modo il lavoro delle commissioni può, proprio perché rivalutato alla luce della lettura, che è quella, la visione che noi avevamo 4 anni fa, che oggi ovviamente è maturata e che in prospettiva probabilmente per alcuni potrà cambiare, per altri no, ma la nostra visione rimane la stessa, è stata quella ovviamente di, rimettendo a fattor comune il tutto, di insomma di dirci, guardandoci negli occhi, realmente quale potesse essere la valutazione complessiva. Quindi questo lavoro fatto è maturato poi da quello insomma che verrà detto insomma, come è stato anche precedentemente chiarito dal nostro capogruppo Guido, come ha bene prima riassunto la collega, questo percorso che abbiamo rifatto in maggioranza tiene conto delle premesse dal quale noi siamo partiti come cittadini, che hanno su tante cose di Roma avuto tanto da dire. Abbiamo le stesse cose perché Roma non si cambia, come Roma, Rome was built in a day, così come Roma non è stata costruita in un giorno, così Roma non si può cambiare né in un giorno né in una consiliatura. Quindi è proprio con quest'ottica, noi lasciamo a chi insomma procede e chi eventualmente verrà nel tempo, comunque con lo stesso proposito, quello che non avvenga più che per 20 anni e oltre si possano avere delle competenze che nel momento in cui il territorio chiede maggiore chiarezza debbano essere in qualche modo calcolate come se fossero delle tessere di un puzzle. Abbiamo capito che una parte dei fascicoli, già lo sapevamo ovviamente, ma ce lo siamo chiarito nelle commissioni, fosse al Dipartimento Patrimonio, un'altra parte al Dipartimento Ambiente, poi c'era di nuovo la parte dell'ufficio di scopo che però purtroppo non ha portato i frutti sperati. Poi avevamo che cosa? La gestione del territoriale del pagamento dell'OSP, che ovviamente era collegato alle situazioni in qualche modo di fatto e quindi non collegato a dei fascicoli connessi alle concessioni. Ancora una parte della disciplina gestita diciamo dal Dipartimento Cultura. Questo a cosa porta? Che necessariamente la nostra riflessione rimane la stessa, cioè da fare, c'è ancora tanto da fare, l'impulso, la volontà è sicuramente ottima, potremmo fare ancora di più. Quindi semplicemente era per ringraziare il lavoro che si è fatto nell'ambito di tutte le commissioni. Ovviamente io sono presidente sì della commissione terza, ma sono anche commissaria della commissione seconda, per cui voglio dire, il lavoro c'è stato e ci si riguarda poi di nuovo negli occhi e si dice: ci sembra sufficiente? Siamo qui, ne riparliamo. Sappiamo tutti cosa c'è, cosa c'è stato e vedremo che cosa ci sarà. Quindi io di nuovo semplicemente questo, ringrazio il collega Tosatti, ringrazio la collega De Chiara, la Zazzera, anche Giuliano, la collega Biondo, la consigliera Biondo che ha contribuito in luogo del consigliere Gugliotta, perché per alcuni giorni non è potuto, insomma non è stato con noi. Quindi vi dico, io ringrazio tutti perché come al solito nell'ambito della commissione ci sono tematiche che
insomma, sono così trasversali che non si può non dibattere e poi maturare insieme quello che è l'orientamento. Grazie, io ho finito. Grazie consigliera. Allora, ripeto, se ci sono altri interventi, altrimenti io cedo la parola alla consigliera Triputi per la chiusura del dibattito. Vi prego, palesatevi anche verbalmente. Richiamo al regolamento. Richiamo al regolamento prima del dibattito. No, un attimo. Scusate, richiamo al regolamento, posso? Vanno prima votati gli emendamenti e l'ordine del giorno, poi si chiude la discussione, quindi vanno l'intervento finale. A livello personale devo rispondere alla Zito. No, scusa, perdonami, quello lo fai a fine discussione, lei come da regolamento. Parla la Presidente, lei non c'entra nulla. Non sto parlando del suo fatto, ma se ne rende conto. Allora sto dicendo... Parla la Presidente d'Aula, in questo momento lei è la 24esima consigliera. Sì, Presidente, posso fare un richiamo al regolamento? Prego. Ma io l'ho fatto prima, lo vedi? Grazie mille. Ma non è sulla questione, è su quello che stiamo dibattendo adesso. Oh, ma è incredibile questa cosa. Allora, lei si sta procedendo citato, quindi io devo replicare. Ma lei lo farà? Nessuno le ha detto di no. Ci lascia lavorare, per favore. Lei non è adesso Presidente d'Aula. Si mette da parte e faccia la persona per bene. Non richiamo al regolamento. Scusa, come Antonello, stai equivocando come sempre. Allora, adesso semplicemente un richiamo al regolamento come esattamente fatto. Allora, interrompiamo cortesemente il consiglio. Allora, come ho fatto prima, vengo io prima. Interrompiamo il consiglio cortesemente, grazie. Ma lei non interrompe nulla, perché